Buonasera a tutti, ben ritrovati, bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Come vedete, Francesco Cutrone non può essere qui questa sera, quindi prendo io le redini di questa trasmissione e in realtà sarà una trasmissione un po' particolare perché insomma, siamo a pochi giorni dalle elezioni, gli impegni sono tanti e per motivi logistici non siamo riusciti ad avere in contemporanea i due candidati del Municipio 6 qui, quindi faremo questo confronto a distanza, ma lo faremo sugli stessi temi, con le stesse tematiche e con gli stessi tempi. Do il benvenuto all'attuale presidente del Municipio 6, candidato del centro-sinistra Santo Minniti. Buonasera. Buonasera Fabio, buonasera a tutti. Benvenuto. Allora, prima di tutto andiamo a vedere la scheda comunque di Sì. presentazione del candidato Minniti, a cui abbiamo fatto le solite domande di rito, no? Che abbiamo chiesto appunto da che parte stai, dice dalla parte delle persone. Abita nei Navigli, quindi insomma la zona del Municipio 6. Adora il Municipio 6, ormai è un amore Sono incondizionato, monotematico un ormai. amore incondizionato per il proprio Sono territorio. noioso. E non sopporta le domande alla Miss Italia. Mi sento un attimo tirato in causa con questa scheda, ma va È una bene. battuta, dai. Va Non bene, sopporta le Presidente. domande di rito. Facciamo le Vai. domande di rito. Presidente, le regole sono sempre le solite, lo sappiamo. Allora, 3 minuti per Sì. rispondere a tutti questi 4 temi che andremo a vedere. Quindi direi subito di vedere il primo tema, che è un cavallo di battaglia un po' del centro-sinistra Wow. in questo momento, che è la città a 15 minuti. Quindi pronti con il timer, regia, spero che voi siate pronti e quindi andiamo subito con la risposta per città a 15 minuti, con i 3 minuti del candidato Minniti. Allora, città 15 minuti è un tema molto importante. Noi abbiamo spesso affrontato Milano ragionando come se fosse una città effettivamente con un centro e poi tutta una cintura urbana attorno, mentre invece bisogna ragionare di una Milano che cambia, di una Milano che ha tanti centri diversi. I quartieri di Milano sono centri vivi di socialità, sono centri vivi già di aggregazione e di produzione culturale. E devono essere anche luoghi che offrono tutti i servizi di cui i cittadini hanno bisogno. Questo vuol dire città 15 minuti, quindi la possibilità per un cittadino di avere raggiungibili facilmente, in maniera immediata, tutti i servizi principali di cui ha bisogno. Non è un progetto per il futuro, è una cosa su cui stiamo lavorando già in questi 5 anni. Ti faccio qualche piccolo esempio. E la volta scorsa, quando giravo per il territorio, soprattutto in zona Barona, la prima domanda, cosa pensate che serve in Barona? La prima risposta era sempre l'anagrafe in Barona, perché è un tema di servizio essenziale che i cittadini vogliono avere vicino, perché quando hai bisogno del certificato, della carta d'identità o di qualsiasi altro elemento, devi averlo lì, e perché rappresenta un po' la presenza del comune sul territorio, il servizio dell'anagrafe. In questi 5 anni noi abbiamo lavorato per portare l'anagrafe in Barona. È pronta, quindi abbiamo trovato il locale, abbiamo aspettato che si liberasse, l'abbiamo riqualificato, abbiamo portato adesso gli arredi, stiamo formando il personale e probabilmente a fine di questo mese, massimo inizio del prossimo, apre la nuova anagrafe in Barona. Un altro tema, per altri versi, è quello dei servizi commerciali. Noi avevamo un supermercato a Ronchetto che rischiava di chiudere, il Conad, e il Simpli, scusami. 20 persone rischiavano di perdere il posto di lavoro e un intero quartiere rischiava di non saper dove andare a fare la spesa. Un quartiere anziano molto spesso non ha la macchina, non guida. E quindi ci siamo battuti con il comune di Milano e dopo anche un po' di articoli di giornale, qualche lancio, diciamo, di strali tra noi e l'attività commerciale, si è poi creata una sintonia su questa visione anche con l'investitore, anche col supermercato, e per fortuna il Ranchetto oggi, grazie a questa attività, ha ancora il suo supermercato. Su cosa secondo me bisogna tanto lavorare in questi prossimi anni? Sul tema della sanità territoriale. Noi abbiamo un enorme problema che è la carenza di medici e di pediatri in zona. Abbiamo fatto una delibera a marzo segnalando come un'emergenza il fatto che alcuni medici stavano per andare in pensione e rischiavano di non essere sostituiti. Ovviamente questo è un tema che riguarda la sanità, quindi è di competenza regionale, quindi regione ATS. La nostra delibera è stata totalmente ignorata e oggi noi abbiamo quartieri come il Giambellino che hanno una carenza incredibile di medici. Vuol dire che la gente ha smesso purtroppo di curarsi e di prendere medicine. Non è accettabile, quindi su questo, sul tema della sanità territoriale, noi nei prossimi 5 anni daremo battaglia senza quartiere. Perfetto, allora abbiamo qualche secondo ancora salvato, si è salvato prima del gong, quindi abbiamo capito il primo tema, città 15 minuti, lo abbiamo affrontato. Passiamo quindi subito al secondo tema, che
che è quello, come potete vedere, della mobilità. Che insomma per voi del municipio 6 vuol dire M4, piste ciclabili Tante e anche cose. urbanistica tattica, insomma si è visto degli interventi interessanti. Ancora 3 minuti per il candidato del centro-sinistra, Santo Minniti. Il tema della mobilità credo che sia, insieme al tema dell'abitare e il tema della sanità e dei servizi, quello più importante nella vita dei cittadini. Cioè, noi solitamente o stiamo in un posto a fare qualcosa o ci stiamo spostando da un posto all'altro, quindi è un tema che è molto caro a tutti. Milano è una città che ha 1.400.000 abitanti, il municipio 6 largo circa 160.000. Ed è una città che durante il giorno ha circa 1 milione di auto che sono all'interno della nostra città. Questo sul lungo periodo non è sostenibile per tanti motivi. C'è un tema di inquinamento, purtroppo alcuni effetti li vediamo. Oggi vediamo il clima che cambia in maniera incredibile, con una velocità e con una forza a cui non eravamo abituati. Ho ancora in mente, per esempio, le immagini della grandinata che ha rotto le finestre di un centro commerciale in provincia di Milano. È un esempio, così come i sottopassi allagati e tante altre cose. Quindi è un tema, dicevo, di inquinamento, è anche un tema di spazio. La città ha uno spazio limitato e ha delle energie e della voglia di fare che è illimitata. Noi abbiamo alcuni quartieri in cui vorremmo fare più verde, ma non possiamo farlo perché non c'è abbastanza spazio. E lo spazio che una macchina occupa, per esempio, durante il giorno, è lo spazio che toglie a qualche altra funzione. Noi abbiamo sul tema della mobilità, secondo me, due aspetti fondamentali. Uno, come riduciamo, ed è il principale a mio avviso, il traffico dei pendolari che tutti i giorni dai comuni dell'Interland entrano a Milano, che sono la metà delle auto che noi abbiamo in città, e quindi il tema dei residenti è una parte del problema. Noi abbiamo una enorme parte del problema che sta nei pendolari, no, non nei pendolari, diciamo nell'automobile del pendolare che viene a Milano in auto. Dobbiamo offrirgli delle alternative, e allora M4 è un'alternativa. Infatti arriverà il capolinea, arriverà a San Cristoforo, a Ronchetto sul Naviglio, attaccato a una serie di comuni dell'Interland che molto spesso caricano tutta l'area della Barona di auto in attraversamento, Ludovico il Moro, Naviglio, eccetera, eccetera. E poi abbiamo un tema di prolungamento delle metropolitane che è altrettanto importante. Infatti la M1 c'è un progetto di prolungamento che aiuterà a scaricare anche tutta l'area del Giambellino dal traffico diciamo, di immissione su Milano. Abbiamo poi un altro tema che per me è molto importante, che è quello della sosta. Alcuni quartieri, soprattutto quelli sviluppati intorno agli anni 60-70, hanno una carenza strutturale di parcheggi. Non è cattiva volontà dei cittadini, è che i palazzi non hanno il box e l'auto da qualche parte la devi mettere. Penso in particolare all'area di Solari Tortona Savona, su cui noi abbiamo avviato una ricerca e abbiamo trovato dei soggetti interessati per realizzare dei parcheggi interrati. Tutto questo ci serve a creare una città più vivibile per i pedoni, più vivibile per i ciclisti e più vivibile anche per gli automobilisti che hanno bisogno a volte di usare la macchina e altri mezzi non li possono usare. Ma evidentemente se riduciamo le... Ok, avevo finito il concetto, va bene. Era finito il concetto, ha suonato il gong, Ligio a suo dovere interrompe la disquisizione perché siamo già pronti però per andare sul prossimo tema, un tema caro a Milano News, che è quello del territorio. Territorio inteso come servizi, come comunità e anche come sicurezza. Quindi sentiamo cosa ha da dire su questo tema il Ah, questo è candidato bello del anche questo. centro-sinistra. Prego, Santo Minniti. Allora, intanto, poi io sono sempre di parte, però noi come Municipio 6 siamo molto orgogliosi del nostro territorio. Io difendo il fatto che è il municipio più bello di Milano. A volte i miei colleghi presenti non sono d'accordo, però voglio dire, ci sta, non possono ammetterlo, ma secondo me lo pensa. Beh, il nostro territorio è un territorio molto vario e molto vasto. E ha dei quartieri che sono tanto diversi tra loro, secondo me più che in altri luoghi di Milano. Abbiamo il quartiere Barona, che per chi lo conosce è uno dei quartieri periferici dal punto di vista geografico più verdi di Milano, con una concezione urbanistica che è molto interessante, già di quartiere con dentro la stecca dei servizi. Penso ad esempio al Sant'Ambrogio 1 e Sant'Ambrogio 2, due quartieri molto popolosi che sono stati studiati avendo già dentro i servizi, un po' un Santa Giulia ante litteram, dico io. E poi abbiamo tutta l'area del Ronchetto, che è una sorta di città-paese, abbiamo il Giambellino, che invece ha una densità molto più stretta, molto più abitativa, molto più stretta, quindi un po' meno verde, un po' più di abitato. E poi abbiamo l'area di Solari Tortona Savona, che ha avuto una trasformazione incredibile,
da luogo di fabbriche quando c'era la CGIE, che poi si sono reinventate in società di design, di moda, di eventi, quindi ha avuto questo straordinario sviluppo, anticipando forse un po' anche la vocazione e il futuro poi che Milano ha avuto negli anni successivi. Abbiamo l'area dei Navigli, della Darsena, che paesaggisticamente è stupenda e che si porta dietro evidentemente alcune criticità come quelle della Movida che sappiamo. Questo per dire che il nostro territorio in realtà è tanti territori insieme e ciascuno esprime delle esigenze diverse tra di loro e anche delle energie diverse tra di loro. I problemi che noi abbiamo in Darsena sono diversi, per esempio, dai problemi che noi abbiamo in Giambellino, così come le opportunità che offre la Darsena sono evidentemente diverse dalle opportunità che offre il Giambellino. Per cui il nostro modo di lavorare in questi anni è sempre stato quello di lavorare con la comunità. Io ho scelto uno slogan 5 anni fa che ho mantenuto anche in questa candidatura, che era con i cittadini per i cittadini. Io penso che il municipio sia l'istituzione che ha meno soldi di tutte, ha meno potere di tutte se confrontate a regione, stato, comune, eccetera, eccetera, ma è più vicina di tutte al territorio. E se è capace, come abbiamo cercato di fare in questi anni, di essere portavoce delle istanze del territorio e di far capire quali energie il territorio ha, allora le altre istituzioni ci ascoltano, ci vengono dietro e riusciamo comunque a calare me al meglio le soluzioni sul territorio che noi amministriamo. Per cui comunità e territorio per me sono sostanzialmente la stessa parola. Non esiste la costruzione di territorio se non la fai con la comunità. Quindi si lavora con i cittadini, evidentemente partecipazione, e si lavora per i cittadini perché è il nostro ruolo di servizio e di prossimità. Ho risparmiato qualche secondino, quindi perfetto. E abbiamo capito quindi l'idea che ha di territorio il candidato Minniti, ma siamo già arrivati all'ultimo dei quattro temi, che è un tema che ha molto a che fare con i municipi, perché insomma è una delle deleghe forse più ampie che avete, delle poche deleghe che i municipi hanno, quella della cultura, di quelle su cui un po', diciamo, potete giocare un po' di più rispetto ad altre. Quindi, i prossimi 3 minuti sono per lei, per sapere appunto cosa ha in mente sulla cultura e il municipio Allora, 6. intanto sfato un mito, non è vero che i municipi, secondo me almeno, non riescono a fare tanto, nel senso che noi nel nostro mandato abbiamo fatto molte cose che non stanno scritte nelle deleghe dei municipi, ma lavorando col territorio riesce a portare a casa dei risultati importanti. Via Gola, per esempio, la riqualificazione che è in corso in questi giorni. Se tu avessi chiesto 5 anni, io ci ho provato a dire 5 anni fa ai cittadini quando mi candidavo, guardate che riqualifichiamo Via Gola, mi rispondevano, tu sei matto, ci hanno detto 20 volte e non è mai successo. E invece sta succedendo. Non era una nostra delega, ma siamo riusciti a portare questa istanza al comune e farla realizzare, così come tante altre. Sul tema della cultura, la cultura è uno degli aspetti più vasti, sicuramente delle nostre competenze, ma anche in generale, tu la cultura la puoi intendere in tantissimi modi. Per quanto riguarda la produzione culturale, noi in questi 5 anni abbiamo lavorato tantissimo con le associazioni del territorio, facendo dei palinsesti di attività culturali, teatrali, musica e tante altre cose, con la logica che la cultura dovesse uscire fuori dai luoghi classici e dovesse arrivare ai cittadini. Te la dico così, secondo me il municipio non può, e questo è quello che abbiamo fatto cioè appunto la logica che abbiamo seguito anche in questi anni, non può fare il sabato lo stesso tipo di qualità di produzione culturale che la domenica magari trovi in centro, perché non è questo il nostro ruolo. Il nostro ruolo è quello di avvicinare i cittadini alla cultura e di fornire un'offerta culturale che sia finalizzata a passare alcuni concetti importanti e ad aggregare le persone, a creare comunità. Quindi noi abbiamo fatto tutti gli anni due palinsesti culturali, uno estivo, uno invernale, si chiamano Resta in Zona 6, si sono chiamati Resta in Zona 6, diffusi, distribuiti anche le locandine nei mercati, dovunque le persone erano, quindi non abbiamo aspettato che ci bussassero alla porta, siamo andati un po' a fare proseliti in giro sul tema della cultura municipale e abbiamo lavorato tantissimo sulla cultura anche dei diritti e dei doveri, che è un tema che è sempre culturale e che credo sia molto importante. Penso in particolare per esempio ai temi del bullismo, penso ai temi della violenza di genere, penso ai temi in generale della discriminazione. Noi abbiamo fatto tantissime attività, non nei luoghi del municipio su questi temi, ma nelle scuole, là dove c'è bisogno che tu porti quei concetti. E il risultato è stato interessante perché
quando tu facevi questo tipo di attività all'interno dei luoghi del municipio, arrivava di solito chi era già sensibilizzato sul tema. Veniva alla serata contro la violenza di genere chi già era contro la violenza di genere. Se vai nelle scuole invece ti trovi la ragazza che ti dice se la compagna viene in qualche modo infastidita, magari anche per colpa sua perché si veste in un certo modo. Quando viene fuori questa domanda, vuol dire che tu hai portato quel concetto nel luogo in cui dovevi portarlo. Perché si apre un dibattito, si apre una riflessione e porti le persone a mettere in discussione le proprie convinzioni. Questo credo che sia il lavoro che noi stiamo cercando di fare e dobbiamo fare. Ha suonato il gong, ha suonato per l'ultima volta per questa Fantastico. trasmissione, questa puntata E anche con per il. questo E mandato, per questo credo, mandato, eh? l'ultimo gong di questo mandato per Santo Minniti, Bene. a cui facciamo gli auguri, a cui faremo poi gli auguri anche al suo avversario Di tanti altri gong. che a breve avremo di nuovo, avremo qui in Bene. studio. Quindi io lo invito anzi a seguire poi nel prossimo quarto d'ora in Assolutamente. cui potrà sentire cosa ha da dire il suo avversario Pier Mario Sarin, appunto candidato del centrodestra. Io Benissimo. ringrazio invece Santo Minniti, Grazie candidato del a voi. centrosinistra, grazie Grazie. mille e ci si vedrà dopo le elezioni per capire come saranno andate queste elezioni. Ricordiamoci 3-4 ottobre, appunto, anzi andate a votare, qualsiasi cosa, ma andate a votare. Perfetto, Grazie grazie a mille voi a per il Santo Minniti, lavoro e grazie buon mille lavoro anche a ancora. voi che ci avete seguito. Ci rivediamo appunto fra poco con il candidato del centrodestra, Pier Mario Sarina. Buona serata.